Oddio, che è sta luce divina. Allora ragazzi, ho preso la ring light. Luce. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura made in Japan. Un altro video in cui parleremo quattr'occhi. Quattr'occhi, oddio, non so se è il mio caso, sono proprio a quattr'occhi, però di cultura giapponese. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio Instagram e buona visione. Vi aspetto poi nei commenti che li leggo tutti. Allora, in questo video volevo parlare di capelli, perché è un argomento che spesso molti di voi mi chiedono: ma come ti fai i capelli, eccetera eccetera. E ho deciso di voler parlare di questo argomento, che sono i capelli in Giappone. E so già che tutti partirete dicendo: oh mio Dio, i capelli c'hanno, i giapponesi c'hanno dei capelli pazzeschi, delle tinte arcobaleno, acconciature strane stile ananas che sfidano la gravità. Ma in questo video non vorrei parlare di questi, ma vorrei parlare di tutti gli individui che invece non spiccano nella folla, ovvero l'acconciatura tipica di un giapponese che fa il salaryman. Perché dovete sapere che infatti se si vuole lavorare in un'azienda in Giappone, la maggior parte di queste richiederanno assolutamente una certa etichetta, e questa etichetta prevede che i dipendenti abbiano i capelli neri. È vero che se fai un lavoro magari più creative, come magari io, infatti io non li ho neri, e ovviamente è diverso, però se vuoi proprio fare il lavoro del kaishain, ossia del salaryman, devi rispettare questa regola. Cioè, ma è una cosa anche normale, perché se per esempio voi andate a Shinjuku, non lo so, negli orari in cui tutti vanno a lavorare, vedete un miliardo di impiegati tutti con lo stesso taglio, e anche le tipe pressappoco tutti con i capelli comunque neri o raccolti o magari comunque tutti molto ordinati e molto carini. Questo praticamente le etichetta prevede che per i lavoratori non possano avere i capelli tinti, cioè anche delle, magari delle tinte magari sul marrone scuro non sono accettabili e farebbero sembrare i dipendenti poco professionali. Basta pensare per esempio a una ragazza che ha addirittura denunciato la sua scuola superiore perché le era stato imposto di colorarsi i capelli di nero, perché lei era una ragazza di Osaka che aveva dei capelli che per natura erano un pochino più chiari, erano su magari castano scuro, e la scuola le ha detto che doveva tingere. È una cosa assurda veramente, però è così. E tra l'altro il direttore ha anche detto che allo stesso modo, se ci fosse stata magari una exchange student, un ryugakusei straniero biondo o bionda, gli avrebbero fatto tingere i capelli anche a questa di biondo, cioè anche questa di nero. Quindi ha detto che era una regola che vale per tutti. È una cosa davvero assurda. Però per esempio c'è anche un flashback di una volta che ero andata a fare il volontario in un asilo a insegnare inglese, che praticamente c'era, avete presente come quando vai ai, magari dai parrucchieri e ti danno la lista dei colori e tu devi dire di che colore ti vuoi fare i capelli, ci hanno tutti le varie gradazioni. Ecco, c'era praticamente questo specie di cartonato tondo con tutti i vari colori e ciocche proprio di capelli, e dicevano: fino a qui gli studenti va bene, possono avere i capelli di questo colore, oltre ciò non sono ben accetti in questo asilo. È una cosa davvero assurda, però ci sono dei genitori che realmente colorano i capelli dei loro figli in Giappone. Sto parlando magari di qualche hostess eccetera eccetera, sono assolutamente contro, ovviamente una percentuale veramente bassa di giapponesi, però a Tokyo mi è capitato più di una volta di vedere di questi bambini. E ovviamente se l'asilo ci sono degli studenti così, anche magari dei tagli di capelli un pochino troppo rasati o un po' particolari non sono ben accetti, perché fanno sembrare l'asilo non un asilo professionale, diciamo. Lo so, è una cosa abbastanza particolare, però insomma funziona così. Quasi nessuna scuola pubblica comunque infatti penso che permetta ai suoi studenti di colorarsi i capelli, oppure se hanno dei capelli castani consentono di colorarsi, ma di colorarsi di nero. Il lato positivo di ciò è che comunque se vedete una ragazza magari che vi sembra una minorenne, se ha i capelli colorati probabilmente sarà maggiorenne, perché prima della maggiore età farà ancora le superiori, quindi non può colorarsi i capelli. Infatti quando gli studenti vanno all'università, tutti i giapponesi si colorano praticamente i capelli. Infatti all'università penso che sia il periodo della vita dei giapponesi in cui molti di loro decidono di colorarsi i capelli, anche se di ultimo sta andando molto di moda il look naturale, quindi a tanti piace tenersi anche i capelli neri. State comunque attenti per quanto riguarda queste possibili minorenne, forse maggiorenni, perché molte di loro si mettono una parrucca nera per andare a scuola e poi se la tolgono e hanno tutti i capelli colorati. Quindi è una regola che vi può aiutare, però chiedete sempre i documenti, non vorrete mai insomma avere dei problemini maggiorenni minorenni. Vabbè, tornando comunque al discorso dei capelli colorati, dovete sapere che comunque in Giappone per i giapponesi i capelli sono davvero significativi. Basta pensare che comunque al
alla quantità di prodotti per capelli che sono venduti o al fatto che esistono ben 237.000 parrucchieri nel paese e ce ne sono ben 21.000 solo nella città di Tokyo. Ai colloqui di lavoro l'etichetta vuole che l'uomo si presenti in un certo modo, quindi deve avere i capelli tagliati in un certo modo, corti e possibilmente ingellati nel modo giusto, e ci sono tutti i tutorial online che ti spiegano in che modo devi avere i capelli tagliati per presentarti al meglio al lavoro e avere più possibilità di poter essere scelto per quel determinato lavoro. La barba è assolutamente inaccettabile, anche i baffi, infatti vieni visto come il responsabile se li tieni, e i giapponesi, questi che fanno i salari meno, che vanno ai colloqui di lavoro, devono farsi la barba tutti i santi giorni, o in alternativa molti di loro ricorrono al laser e si togliono completamente la barba. Anche le donne devono avere i capelli neri e praticamente se li curano in modo praticamente impeccabile. Devo dire che ok, le giapponesi hanno i capelli lisci, quindi probabilmente saranno più facili da gestire, ma tu se le vedi la mattina andare al lavoro, ci sono queste giapponese sul treno che sembrano appena andate a farsi la piega, cioè spaventoso, non so come. E comunque c'è una cura dietro questi capelli che è davvero impressionante. Comunque le linee generali in Giappone, se vuoi fare l'impiegato o impiegata, è che il tuo hairstyle sia il più semplice e pulito possibile e non devi dare nell'occhio, questo è veramente importante. E sono sicuro che adesso un sacco di voi mi chiederanno: ma questa regola vale anche per gli stranieri? Allora sì e no, diciamo, perché questa regola allora vale per gli stranieri, nel senso che la maggior parte delle compagnie che vi assumeranno non vorranno che vi tingete i capelli, però se è una compagnia che assume stranieri probabilmente metti in conto che ci sono molti stranieri anche con capelli di colori diversi, quindi penso che vi lasceranno nella maggior parte dei casi tenere il vostro colore di capelli naturali. Vabbè ragazzi, spero che questo video non vi abbia sconvolto. Il Giappone è un paese molto molto bello, però è anche molto ancorato alle loro tradizioni e radici, quindi se da una parte è bello perché si conserva il folklore eccetera eccetera, ogni tanto si impattano in queste cose che sono un po', insomma, delle regole eccessive magari viste da me occidentale, perché per esempio ho sentito anche che c'era questo mio amico che era andato a lavorare per questa azienda che organizzava eventi, e prima del concerto praticamente il suo lavoro era mettere magari tot sedie in questa arena prima che il concerto iniziasse, e sull'annuncio di lavoro c'era scritto che i capelli dovevano essere di un determinato colore, dovevano essere neri. E ragazzi, in Giappone sugli avvisi di lavoro ci sono sempre delle regole specifiche, cioè non è come da noi che non credo che ti possano dire se la ragazza deve essere o ragazzo deve essere di un determinato modo. In Giappone lo possono fare, quindi anche se lui praticamente doveva mettere le sedie prima ancora che l'evento iniziasse, quindi non lo vedeva nessuno, mi ha detto che degli altri persone che si erano presentati per quel lavoro l'hanno mandata a casa perché c'avevano i capelli marroni. Io dico, è un'assurdità secondo me. Non lo so ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace, ditemi se volete che parlo di altri argomenti che così li tratterò in futuro su questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video, un ciao da Seba. Took the time and study from the inside, scrutinize otherwise. I'm stuck here fighting demons. Fighting demons. Try to run till I've realized. Exhausted and I still can't hide. Wasted life, complacent, why? I'm stuck here fighting demons. Fighting demons. Fighting demons. Fighting demons. I'm stuck here fighting. Craving light, here we are now, you